Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come Coppa Italia, i risultati di sabato 6 agosto. Nessun problema per Torino e Spezia. Empoli sconfitto in casa, colpo Brescia a Empoli. Dopo le partite di apertura di ieri, i 32esimi di finale di Coppa Italia sono continuati con altre 4 sfide in programma. Buon esordio nella competizione del Torino di Ivan Juric. La squadra granata ha superato 3-0 l'insidioso Palermo con una prova sicuramente positiva dopo un inizio di stagione ricco di polemiche. Le reti sono arrivate tutte nella ripresa. È Lukic a sbloccare al 54 il match, poi Radonjić e Pellegrini in meno di 7 minuti mettono in ghiaccio la sfida e la qualificazione ai 16esimi dove affronteranno la sorpresa cittadella. Giornata aperta dalla sorprendente vittoria del Brescia in casa del Pisa. I ragazzi di Clotet, nonostante l'iniziale svantaggio firmato da Masucci, sono stati protagonisti di una prova di forza importante anche in vista del campionato. Sugli scudi sicuramente Ndoye, autore della punizione che ha portato all'autorete di Nicolas e della terza rete. Il secondo e il quarto gol portano la firma di Aie e Flavio Bianchi. Una vittoria che ha permesso alla squadra allenata da Clotet di ottenere il pass per il prossimo turno dove sfideranno lo Spezia. Coppa Italia, bene Spezia, sorpresa SPAL. Buona prova anche del nuovo Spezia di Luca Gotti. La squadra ligure ha ottenuto il passaggio del turno superando con un netto 5-1 il Como di Gattuso. Al vantaggio di Zola nel primo tempo, i lombardi sono riusciti a pareggiare con Blanco, ma dal 60 è dominio bianconero. Verde su rigore, Strelec, Zola sempre dagli 11 metri e Daniel Maldini, al suo primo gol con la maglia della squadra ligure hanno chiuso il match e regalato il pass per i 16esimi di finale proprio contro il Brescia. La grande sorpresa di questo sabato è sicuramente la vittoria della SPAL sull'Empoli ai tempi supplementari. La rete di Cambiaghi all'80 sembrava aver messo la partita in discesa per i toscani, ma Dijkman dopo neanche 120 ha rimesso le cose in parità e portato la sfida oltre il 90. A risolvere la partita all'ultimo respiro è Arena, primo gol con la maglia estense. Il colpo di testa dell'ex Monopoli ha regalato la qualificazione ai ragazzi di Venturato, che ai 16esimi di finale affronteranno la vincente della sfida tra Genoa e Benevento. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.